aprile è il mese in cui eroghiamo il reddito di cittadinanza. Se oggi non fossi certo del fatto che in questo momento abbiamo sia con l'INPS che con Poste che con gli enti preposti all'attuazione del reddito di cittadinanza, in questo momento abbiamo tutte le intese del caso. Ci abbiamo messo 7 mesi per scriverlo in tempi record, perché questa è una riforma epocale, e allo stesso tempo dico anche che in questi 7 mesi tante sono state le variazioni di norma, proprio perché noi non volevamo creare uno strumento assistenzialistico. Diciamo che non sarà possibile utilizzarlo ovviamente per il gioco d'azzardo, e c'è un'altra cosa importante, perché noi crediamo che questa sia anche una misura importante dal punto di vista economico. Chi non spenderà entro il mese con la carta elettronica i soldi assegnati li perderà. Perché noi crediamo che questa sia anche una misura economica che debba iniettare nell'economia quei miliardi di euro che noi stanziamo. Questo che cosa significa? Che i percettori, i 5 milioni di persone coinvolte, i nuclei familiari che riceveranno il reddito, saranno anche un motore per l'economia e per la crescita economica. Non li vedo solo così, sono persone che prima di tutto noi aiutiamo perché meritano aiuto, perché sono state massacrate dai precedenti governi, ma credo che questa sia anche una misura importante dal punto di vista economico, perché ci consente di aiutare commercianti, di aiutare piccoli negozi, di aiutare tutti gli esercizi economici che ci sono nelle nostre città e di cui saranno utenti questi cittadini che hanno il reddito di cittadinanza, come credo che saranno consumatori più sereni i pensionati di quota 100, perché avranno davanti maggiore serenità nella percezione di un reddito.